Ciao amici, oggi questo video è dedicato a voi e anche alle amiche, perché è interessante per tutti l'argomento di oggi. Oh, finalmente dedichi qualcosa anche a noi. Ultimamente non facevi altro che parlare di mestruazioni e menopausa. Ma certo, sono una donna e ne parlo con le mie amiche, non ti va bene? Sì, fai bene. Tanto noi maschietti sappiamo tutto della sindrome premestruale. La subiamo ogni mese. Non inizierai anche tu a fare discorsi sessisti come certi personaggi? Lasciami concentrare sul mio video, che gli amici di YouTube lo aspettano. In questo video voglio iniziare a trattare argomenti di salute naturale dedicati al mondo maschile, partendo dalla prostata. Sapete perché? Perché non siamo i soli a parlarne. Ogni anno negli Stati Uniti si tiene lo Zero Prostate Cancer Meeting per sensibilizzare l'opinione pubblica e il governo sulla prevenzione e la cura della prostata. Quest'anno tra i testimonial c'era Tom Halsey, che forse i più sportivi di voi conoscono come campione di Ironman. Lui ha sofferto di cancro alla prostata e grazie alla forza di volontà e al sostegno della moglie Laureen ha sconfitto la malattia e poi ha partecipato alla World Ironman Championship e ha addirittura battuto il suo record personale. Però è un vero duro. Eh già, quindi amici diversamente giovani e anche amici giovani, prima si parla della salute naturale della prostata e meglio è. E più si fa prevenzione e più si evita di arrivare alle cure pesanti. La naturopatia aiuta molto e oggi vi svelo due segreti furbissimi per fare prevenzione naturale. No, no, vai avanti. Bene, so che spesso è difficile parlare di certi argomenti. Per fortuna nella mia famiglia ne parliamo liberamente e spero che questo video sia una buona occasione per parlarne anche tra di voi. Come capire se ci sono disturbi alla prostata? Spesso i problemi alla prostata sono silenti, senza sintomi. Allora bisogna considerare l'età. Dopo i 50 anni consiglio a tutti gli amici maschietti di fare un check-up e un esame specifico prescritto dal medico curante, come raccomanda l'OMS e l'American Cancer Society e anche la naturopatia. Però sapete una cosa? Come naturopata vedo persone sempre più giovani accusare disturbi alla prostata. Per questo credo sia meglio fare questi esami già dopo i 35 anni, per avere prima possibile i propri parametri di riferimento e portarli avanti anche nel tempo. Meglio un esame in più che un esame in meno, giusto? Io credo che sia più intelligente iniziare a fare prevenzione il prima possibile. Lo sa bene Ben Stiller, l'esilarante star di Zoolander, a cui nel 2014 è stato diagnosticato un tumore proprio alla prostata. L'attore lo ha reso pubblico solo nel 2016, dopo essersi operato ed essere guarito. Durante le interviste, Stiller ha confessato di non avere mai neanche lontanamente immaginato di poter avere problemi alla prostata. Solo grazie a un provvidenziale esame preventivo ha potuto sconfiggere il cancro. E voi cosa state aspettando? E quando vi sentirete dire che va tutto bene, che potete tornare a rifare l'esame dopo un anno o dopo due anni in base all'età, ecco cosa dovrete dire a voi stessi. In questo lasso di tempo fare prevenzione naturale è la cosa più furba che io possa fare. Così. Infatti, ecco i due segreti più furbi secondo la naturopatia. Mangiate di più e mangiate di meno. Simona, mi sembri un po' confusa. Tutto bene? Sì, sì, sto bene. Sembrano consigli contrastanti, ma ascoltate bene. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al mio canale di salute naturale. È facilissimo, basta un click, così. E attivate le notifiche. Mangiate più alimenti ricchi di antiossidanti, omega 3 e zinco. Come i semi di zucca, sono perfetti, pratici e gustosi. Per usarli al meglio, guardate questo mio video.
e portatene sempre un sacchettino con voi, già sgusciati. Usateli da soli come snack o per condire i vostri pranzetti e cenette. E se vi chiedono cosa sono e perché li mangiate, fategli vedere questo video. Sì, questo si può fare. E mangiate meno alimenti acidificanti, aggravano i disturbi della prostata, meno grassi saturi come carne rossa e dolci industriali, meno sale anche nelle patatine o negli snack che ne sono pieni, meno zucchero bianco, cioè saccarosio, e meno alcol che fa male anche al fegato. Vabbè, impegnandosi un po', un bel po', anche questo si può fare se ne vale la pena. Certo, per la salute della prostata ne vale sempre la pena. E in un prossimo video vi parlerò dei migliori rimedi naturali per la prostata secondo la naturopatia. Intanto avete queste due strategie da seguire e fatele conoscere a tanti amici condividendo questo video. Ve ne saranno grati. E vi sarò grata anch'io se mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E noi ci rivediamo presto qui sul canale con altri video sui migliori alimenti e rimedi naturali per fare prevenzione attiva, naturalmente. Ciao! Certi personaggi ogni mese, quando hanno le mestruazioni.